Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo andando in provincia a Pescara perché proprio l'ente ha selezionato i progetti da finanziare con i soldi del Recovery Plan, però non è ancora noto quante risorse giungeranno in Abruzzo dall'Europa. Dovremo decidere le priorità in base a quello che avremo, ha dichiarato il presidente della provincia Zaffieri. Da servizio è di Giuseppe Dintino. Infrastrutture e scuole. Queste le priorità della provincia di Pescara che in concerto con la regione e i sindaci del territorio intende spendere così le risorse del Recovery Plan che giungeranno dall'Europa. Sono tutte prioritarie, poi in base ai fondi che avremo a disposizione dovremmo decidere le priorità, però le strutture strategiche, le infrastrutture strategiche avranno sicuramente una priorità e le scuole. I numerosi lavori previsti costeranno oltre 100 milioni. Di euro. Tre progetti, una pista ciclabile che risalga il fiume Pescara dal mare fino alle sorgenti nei pressi di Popoli, ma anche il casello autostradale di Cappelle sul Tavo. Il casello autostradale di Cappelle per l'area Vestina è da tanti anni che si parla, è è il fulcro, è il centro dello sviluppo di quell'area, perché a differenza dell'altra area, la Val Pescara, che è infrastrutturata con l'autostrada Roma-Pescara, con l'asset ferroviario che c'è su quella vallata, la Valle Vestina non ce l'ha. Non è detto però che tutte le opere saranno realizzate, infatti non è ancora noto quanti soldi giungeranno da Bruxelles all'Abruzzo, né tantomeno alla sola provincia di Pescara. Questo è il punto interrogativo, diciamo di sì, perché comunque noi oggi abbiamo ragionato, come dicevo prima, sinergicamente insieme ai consiglieri, a tutti, indipendentemente da quello che abbiamo come disponibilità economica, perché abbiamo visto le cose necessarie del territorio della provincia di Pescara e poi si deciderà in base a quello che ci sarà, si daranno delle priorità. Cambio al vertice del comando Legioni Carabinieri Abruzzo e Molise di Chieti. Questa mattina infatti presso la caserma Infelisi alla presenza del generale Maurizio De Dalmo Mezzavilla, comandante interregionale Carabinieri Ogaden di Napoli, il generale di brigata Paolo Aceto ha assunto infatti il comando della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, subentrando al generale di brigata Carlo Cerrina, destinato a sua volta ad assumere il prestigioso incarico di comandante scuola allievi Carabinieri di Roma. È 54enne, originario di Formia in provincia di Latina. Fino al marzo scorso è stato direttore del servizio centrale di protezione e struttura interforze del Ministero dell'Interno. La Fondazione Tercas sosterrà due progetti di grande valenza scientifica realizzati dall'Università di Teramo e dall'Istituto Zooprofilattico. Entrambi gli studi si occuperanno della ricerca finalizzata alla salute umana. Tania Bonici Castelli. Forte impulso alla ricerca scientifica portata avanti dall'Università di Teramo e dall'Istituto Zooprofilattico grazie al sostegno della Fondazione Tercas. I progetti finanziati sono due ed entrambi vanno nella stessa direzione, quella della salute umana. Cellule staminali che un giorno potranno riconoscere e curare il cancro e il lavoro scientifico portato avanti dalla professoressa Barbara Barboni della Facoltà di Bioscienze dell'Ateneo Teramano. Quando i risultati di ricerca sono di qualità, sempre vengono veicolati in tutto il mondo, perché i risultati della nostra ricerca vengono necessariamente pubblicati per avere valori su riviste internazionali che rappresentano lo scenario per farsi riconoscere in termini di reputazione, ma soprattutto per condividere quelli che sono gli avanzamenti in tempo reale di tutti i gruppi che operano nelle tematiche specifiche a livello globale. L'altro progetto di ricerca scientifica finanziato dalla Fondazione Tercas riguarda le malattie trasmissibili dagli animali domestici all'uomo. Uno studio essenziale realizzato dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo che si basa su un dato preoccupante. Il 61% di tutti i patogeni che colpiscono gli uomini ha un'origine animale. Noi ormai abbiamo dimostrato con la pandemia che la nostra collaborazione con la sanità umana è molto proficua, sia nell'effettuare i tamponi, ma soprattutto anche nel fare il sequenziamento. Sappiamo che in Italia il sequenziamento è circa l'1%.
Tenete conto che in Inghilterra, il paese in cui vengono fatti più sequenziamenti, è il 5%. Bene, sul Corriere della Sera ieri è apparso il risultato che l'istituto zooprofilattico sequenzia il 6,76% e ponendo l'Abruzzo la regione in Italia che fa più sequenziamenti, ma lo facciamo noi, quindi questo rende onore all'istituto e all'Abruzzo e anche agli investimenti che abbiamo fatto sia sulle tecnologie e sul personale che sa utilizzare queste tecnologie. La ricerca scientifica, ormai è acclarato, è alla base dell'economia civile, rappresenta un settore strategico e sostenerla diventa fondamentale per la sopravvivenza delle persone. Spesso ci troviamo ad avere eccellenze nella ricerca che sono conosciute all'estero e non nel nostro territorio. Parte dello scopo appunto di questa nostra conferenza è proprio quella di trasmettere e raccontare al nostro territorio quanto c'è di buono, un buono che deve crescere, che si deve moltiplicare, ma anche in questo senso va il nostro investimento. Vorremmo essere, come io sempre ripeto, quel gradino che consente di dare l'avvio ad importanti progetti che poi, vista dimostrata la loro validità, possano attrarre grandi investimenti esteri, ma non soltanto investimenti nella ricerca, anche investimenti industriali. Cronaca, locali adibiti a sala ristorante realizzati abusivamente sul lungomare di Pescara. I militari della stazione navale della Guardia di Finanza hanno denunciato il concessionario di uno stabilimento balneare dopo aver accertato la realizzazione di innovazioni non autorizzate su area demaniale, tra l'altro senza rispettare neppure le norme igienico-sanitarie di sicurezza, edilizie ambientali, urbanistiche e di prevenzione incendi. Alla luce di quanto accertato, i militari delle Fiamme Gialle, con l'ausilio di un tecnico del comune su disposizione dell'autorità giudiziaria competente, hanno posto pertanto sotto sequestro questi locali abusivi per complessivi 180 metri quadri, impedendo la prosecuzione dell'attività di ristorazione. Oltre ai reati edilizi, paesaggistici e demaniali, sono anche contestati il reato di falso per aver presentato al comune documentazione attestante la destinazione d'uso di alcuni locali non corrispondente al reale utilizzo. E le Fiamme Gialle del comando provinciale della Guardia di Finanza di Teramo hanno invece sequestrato quasi 3,8 milioni di giocattoli con accessori ed accessori con marcatura CE contraffatta, ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute degli acquirenti. Questo è il bilancio di una mirata attività investigativa condotta dai militari della tenenza di Roseto degli Abruzzi, che all'esito di un controllo eseguito nei confronti di un esercizio commerciale gestito da un imprenditore cinese hanno riscontrato la messa in vendita di giocattoli ed accessori con appunto marcatura CE contraffatta. Successivamente le attività di polizia giudiziaria sono proseguite anche fuori dalla regione Abruzzo. Le indagini hanno condotto i finanzieri rosetani in provincia di Napoli, dove nei comuni di Mugnano e Casandrino sono stati eseguiti appositi decreti di perquisizione presso due depositi, dove sono state rinvenute e sottoposte a sequestro penale i prodotti irregolari pronti per la commercializzazione. Due i responsabili segnalati all'autorità giudiziaria. Cambiamo decisamente argomento. Ieri pomeriggio il sindaco di Collarmele Antonio Mostacci ha incontrato i tecnici del parco Sirente Velino per parlare delle scorribande in paese del piccolo orso Juan Carrito, eventi che inizialmente venivano guardati con simpatia ma che ora iniziano a destare preoccupazione tra i cittadini. Da 11 giorni l'orso Juan Carrito staziona stabilmente all'interno del territorio comunale di Collarmele. Se all'inizio la presenza del cucciolo aveva suscitato curiosità e strappato qualche sorriso, la situazione è divenuta più preoccupante dopo le incursioni di Juan Carrito in alcune abitazioni private, alla presenza anche di bambini. Il sindaco Antonio Mostacci ha emanato alcune ordinanze per disciplinare i comportamenti in presenza dell'orso e ha richiamato l'attenzione del parco e delle istituzioni per porre rimedio ad una situazione che si è fatta sempre più delicata di giorno in giorno. La situazione inizia a essere un po' preoccupante perché per una serie di motivi, perché diciamo ormai la stanzialità dell'orso diciamo, si protrae da 11 giorni, quindi sembra quasi che l'orso abbia fatto come proprio territorio questo territorio del comune di Collarmele, ma diciamo negli ultimi 2 giorni c'è stata, diciamo, un'evoluzione nella
la situazione, perché comunque ci sono stati un paio di episodi preoccupanti con diciamo, intrusioni all'interno di abitazioni private, e in uno dei due episodi c'erano bambini piccoli nel giardino e sono rimasti traumatizzati dalla presenza dell'orso. Quali sono le soluzioni per porre appunto rimedio a questo problema, a questa situazione che, come ha sottolineato lei, si sta facendo preoccupante? Io ritengo che c'è una struttura come quella del parco, ci sono i carabinieri forestali, c'è l'ISPRA, c'è il Ministero dell'Ambiente che conosce la problematica e sa quali sono diciamo, gli atteggiamenti da tenere per tutelare sia l'animale che la popolazione. Quindi io il secondo me non lo uso, mi affido al direttore del parco, che è stato sempre molto disponibile con noi, mi affido ai carabinieri forestali, mi affido ai biologi del parco, mi affido all'ISPRA, mi affido al Ministero dell'Ambiente per cercare di trovare una soluzione che garantisca, ripeto, nel pieno rispetto, in piena tranquillità, il diritto dell'orso di fare l'orso e il diritto del cittadino di vivere in tranquillità. Ho inviato una nota ufficiale anche in prefettura al signor prefetto, ho allertato anche stamattina la Regione Abruzzo, la sezione specifica della Regione Abruzzo, cercando insomma di fare quadrato e trovare la soluzione che possa essere la migliore per risolvere questa problematica. Guardia Grele è ora Covid free, lo ha annunciato il sindaco Donatello Di Prinzio, vediamo. Nessun positivo, nessuno in quarantena, nessun nuovo contagio. La buona notizia arriva da Guardia Grele, che finalmente è Covid free. Dopo mesi di bui, possiamo dire, perché da gennaio abbiamo avuto quel picco elevato con la variante inglese, quindi c'è stata anche un'azione mediatica abbastanza pesante, con il lavoro e l'impegno di tanti volontari, soprattutto medici, infermieri, personale sanitario che sono messi a disposizione per aiutare la ASL dell'amministrazione per eseguire prima i tamponi, gli screening e oggi le vaccinazioni, i volontari e professioni civili, siamo riusciti a seguire, a stare al passo secondo le indicazioni della ASL. Siamo arrivati oggi finalmente ad avere questo numero zero, che non vale niente, ma in questo momento vale tantissimo. Il mio pensiero va a tanti miei concittadini che hanno dovuto subire purtroppo il virus, alcuni sono ancora ricoverati anche se negativi, però stanno passando i momenti un po' delicati, a loro va il mio augurio di pronta guarigione per tornare insieme a noi a vivere serenamente insieme alle loro famiglie. Quest'inverno la situazione epidemiologica nel comune in provincia di Chieti era drammatica. A dicembre, qui per la prima volta in Abruzzo e tra le prime in Italia, era stata individuata la contagiosissima variante inglese, a cui nel giro di pochi giorni risultarono positive oltre 100 persone su una popolazione di poco meno di 9.000 abitanti. Un'attenta campagna di screening e la somministrazione dei vaccini, nonché l'aiuto dato ora dalle alte temperature, hanno poi liberato Guardia Grele dal virus, che quest'estate è pronta ad accogliere i turisti. A 4 anni dall'omicidio dell'oncologa Esther Pasqualoni, una installazione in suo ricordo è stata scoperta ieri all'esterno dell'ospedale di Sant'Omero. Una installazione artistica, opera d'arte del maestro Francesco Perilli, è stata inaugurata ieri nell'area esterna del parcheggio dell'ospedale di Sant'Omero alla memoria di Esther Pasqualoni, l'oncologa di Roseto degli Abruzzi, che proprio il 21 giugno di 4 anni fa fu barbaramente uccisa dal suo stalker, che poi subito dopo si è tolto anche egli la vita, il quale l'aggredì proprio nel parcheggio del presidio vibartiano. L'installazione raffigura una panchina con un abito bianco, simbolo di purezza, ed una macchia rossa su di esso, che rappresenta invece una violenza crudele e mortale. L'opera è stata donata dal Lions Club Val Vibrata. Alla cerimonia hanno preso parte rappresentanti istituzionali, il fratello e una figlia di Esther, esponenti di associazioni attive nella lotta contro la violenza sulle donne. Abbiamo voluto fare due cose: ricordare Esther Pasqualoni nell'anniversario della sua morte, Esther che era stata la mia collega per tanti anni, sulla cui professionalità e competenza non dico nulla, ma sicuramente quelle doti di umanità la contraddistinguevano ancora di più. E secondo, lanciare un messaggio forte contro la violenza alle donne. Al ricordo di una persona
che rappresenta un emblema della nostra ASL per la sua passione nel lavoro, per il suo amore che ha sacrificato con la propria vita per colpa di un folle. Oggi qui noi siamo a testimoniarla, a far sì che sia presente sempre nei nostri cuori, nei cuori di un'azienda che le ha voluto dedicare sia un reparto, il The Hospital Oncologico, qui dell'ospedale Val Vibrata, nonché in ricordo anche l'opera del maestro Perilli che mettiamo qui dove è stata qualche anno fa piantato anche l'ulivo a testimonianza di quello che è accaduto quel giorno. Questa bellissima installazione che veramente va al di là di quelle che sono le, ahimè, normali panchine rosse che non dovrebbero neanche esistere, però purtroppo ci sono. Questa è sinceramente qualcosa di diverso, di molto più forte, anche impattante, diciamo, psicologicamente, al di là del fatto che è coinvolta Esther e quindi ovviamente c'è un coinvolgimento emotivo maggiore, però è una bellissima opera che sia di stimolo e di monito per tutti. Dal 25 giugno all'11 luglio si terrà la quarta edizione di Arte in Vita, il Festival Internazionale degli Abruzzi, una manifestazione culturale che si declina in tanti momenti d'arte. Dunque, Abruzzo è diventato internazionale. Musica, fotografia, installazioni, danza, teatro e cinema, ma anche buon cibo. Cultura a tutto tondo nella quarta edizione di Arti in Vita, il Festival Internazionale degli Abruzzi, che si svolgerà a Penna Piedimonte, Guardia Grele, Orsogna, Crecchio e Ortona dal 25 giugno all'11 di luglio. Siamo l'unico festival in tutta Europa che l'anno scorso non ha annullato. Abbiamo riuscito a farlo e pagare tutti gli artisti. E quest'anno abbiamo deciso, dopo tutto questo dramma che è successo durante 2 anni, di lavorare soprattutto sul senso della natura e sul senso degli uomini e donne che posso c'hanno nella città. Ecco, questa è la rivoluzione un po' di genere che arriva oggi, ma il genere è un uomo e donna, il genere. E anche sul come, per esempio, una delle artiste lavora su come gli animali hanno invaso la città durante il Covid, perché non ci stanno più macchine, più niente. Dunque fa tutta un'esposizione a Guardia Grele con questi enormi animali che ci guardano come dicendomi anche io c'ho posto. Dunque un po' su questo, perché il nostro, e anche ci sta un altro artista molto conosciuto in Francia e nel mondo intero in ogni modo, che farà su 2 anni un lavoro sui terremoti in tutto il mondo e include l'Abruzzo in questo lavoro. È un videasta che dopo proietta sulle mura delle città un documentario su una relazione tra scienza e arte. Fin dalla prima edizione, 4 anni fa, il festival è realizzato grazie alla sinergia tra pubblico e privato. Serenity è lo sponsor, il main sponsor di Arti in Vita da 4 anni, condividiamo con loro tantissimi valori, soprattutto l'amore per l'Abruzzo che ha ospitato Serenity, che ospita Serenity ormai da 30 anni, e l'amore per le persone, perché per noi le persone fanno la differenza insieme al territorio. Apriamo adesso la pagina dei sport, iniziamo dal Pescara di Piazza Marotta. Che dire, sono questi alcuni degli obiettivi principali di mercato per l'attacco del prossimo Delfino. Restano le problematiche legate alle uscite dei giocatori sotto contratto. Alcuni però potrebbero rientrare nei piani del neotecnico Gaetano Auteri. Il servizio di Andrea Costantini. Fissati i principali tasselli per la prossima stagione con il nuovo DS Luca Matteassi e il neo allenatore Gaetano Auteri, ora è tempo di calciomercato in casa Pescara. Un periodo fondamentale questo per intavolare quelle trattative, molte delle quali sfoceranno con le firme nei primi giorni di luglio, quando sarà ufficialmente aperta la sessione estiva. 3-4-3 è il marchio di fabbrica di Auteri, praticamente un dogma, e i calciatori da reperire dovranno essere funzionali al tipo di calcio voluto dal tecnico di Floridia. Ecco perché tra gli attaccanti un profilo ad hoc per Auteri è quello di Matteo Di Piazza, robusto centravanti che ha appena compiuto 31 anni. Chiuso il prestito al Catania, il giocatore torna al Catanzaro, con cui ha il contratto in scadenza a giugno 2022. Proprio a Catanzaro è stato allenato da Auteri nella stagione 2019-2020, anche se per pochi mesi, è arrivato nel mercato di gennaio, poi c'è stato lo stop per la pandemia e quindi 2 partite di playoff. Di Piazza è centravanti ma può adattarsi a fare l'esterno. La duttilità nel tridente è una dote propria di altri 2
obiettivi del Delfino. Uno è Alessandro Marotta, che fino al prossimo giugno ha un contratto con la Juve Stabia, la quale lo ha tesserato lo scorso gennaio e con cui ha giocato un super girone di ritorno, 13 gol in 17 partite. Spesso centravanti in carriera, con le Vespe si è adattato anche a fare l'esterno con Gennaro Borrelli al centro. Il profilo che intriga di più però è quello di Walid Khedira, italiano ma di chiare origini marocchine, che è emerso con la maglia della San Giustese in Serie D, prelevato dal Parma nell'estate 2019 e reduce da una ottima stagione in prestito al Mantova con 9 gol all'attivo. Nasce centravanti ma ha imparato a giocare anche esterno ed è un profilo che a 23 anni sembra avere grandi margini di miglioramento. Per la difesa il profilo più gettonato è un fedelissimo di Matteassi, Antonio Pergreffi, ex Piacenza, è legato fino al prossimo giugno al Modena. Le uscite però restano una notevole grana per Sebastiani e Matteassi, contratti onerosi, molti dei quali scadono il prossimo giugno, e caratteristiche tecniche che per molti non si sposano con il 3-4-3 di Auteri. Scognamiglio, Valdifiori, Sorensen, a loro va trovata una sistemazione. L'ottica del Repulisti consiglierebbe una sistemazione anche per i vari Drudi, Busellato, Masciangelo e Galano, che tuttavia per caratteristiche potrebbero rientrare nei piani tecnici di Auteri, chiamato dunque a fare valutazioni sotto questa ottica per dare un indirizzo al mercato del Delfino. E invece la situazione di assoluto stallo nel Teramo fa in modo che i giocatori in scadenza si stiano guardando attorno per capire dove giocheranno la prossima stagione, ma l'enigma iscrizione metterebbe a rischio l'intero organico biancorosso. Il Teramo è ancora fermo, ma il mercato corre e chi è in scadenza o comunque, seppur sotto contratto ma ha delle richieste, si muove per capire il proprio destino. È quello di Francesco Bombaggi, il cui vincolo si conclude il prossimo 30 giugno, sembra ogni giorno che passa essere sempre più lontano dai colori biancorossi. Non è un mistero che il numero 10 abbia estimatori, al di là del destino della società che sarà scritto nei prossimi giorni. Finora di rinnovo non si è parlato, segno evidente per la società che le priorità in questo momento siano altre, mentre quelle del giocatore mal si sposano con le tempistiche della dirigenza, che non può ancora proporre nulla a nessuno visto che non ha ancora deciso se far parte delle 60 formazioni che parteciperanno al prossimo campionato di Lega Pro. Le 30 presenze e i 9 gol di questa stagione, sommati agli altri 9, 8 in campionato e 1 in Coppa Italia della stagione precedente, fanno in modo che gli estimatori per Bombaggi non manchino. Tra qualche giorno, giovedì prossimo per la precisione, sarà svincolato e libero di poter firmare con un altro club, ma anche in questo periodo può prendere accordi con società diverse dal Teramo per poi essere ufficializzato dal 1° luglio in avanti. Discorso simile anche per Costa Ferreira, Ilari, Lewandowski, Di Matteo, Lasic, Tentardini, Pinzauti e Vitturini, oltre a quei giocatori come Lombardi, Di Francesco e Gerbi che invece sono in prestito. Sono elementi che senza un rinnovo di contratto si stanno guardando intorno per capire dove disputeranno la prossima stagione, visto che il Teramo non ha dato segnali di volerli rinnovare. Un tema differente, ma poi neppure troppo, per coloro che un contratto per la prossima stagione ce l'hanno, ed è il caso di Arrigoni, Santoro, Viero, Soprano, Trasciani, Diachité e Mungo. Con la mancata iscrizione sarebbero federalmente svincolati e liberi di trovare una destinazione confacente alle loro richieste. È altrettanto vero tuttavia che l'incertezza che regna sui destini del diavolo fa in modo che gli entourage di questi calciatori stiano lavorando per capire quanti margini ci siano di prosecuzione del progetto in caso invece di iscrizione regolare. Perché comunque vadano le cose, il Teramo dovrebbe ridisegnare una strategia calcistica e farla con costi ridottissimi, e sarebbe per molti di loro un lido non perfettamente aderente alle aspirazioni. Perché di offerte per plusvalenze super non se ne vedono, come invece la dirigenza biancorossa ha sempre sbandierato, non c'è ancora l'allenatore, il direttore sportivo in scadenza il 30, esattamente come buona parte dell'organico. Una condizione incredibile e che si spiega soltanto con la ferma volontà di Iachini di non continuare, come già scritto nel comunicato diramato qualche giorno fa, quando definiva conclusa la sua esperienza societaria. Ed è altrettanto evidente che molti club siano alla finestra per cercare di vedere i destini del Teramo e cercare, soltanto in un secondo momento, di accaparrarsi i migliori giocatori biancorossi. Scendiamo in Serie D, domani pomeriggio le semifinali playoff nel girone F con Notaresco e Pineto che affrontano tra le mura amiche rispettivamente Matese e Cinzia Albalonga. In caso di parità al 90esimo ci sono i supplementari e in caso di ulteriore parità al termine dei 120 minuti passerebbero le due compagini abruzzesi in virtù del migliore piazzamento in classifica. Saranno comunque sfide insidiose per rossoblù e biancazzurri.
Due abruzzesi ai playoff di Serie D, ma più in generale la classifica finale del girone F vinto dal Campobasso restituisce alla nostra regione Notaresco e Pineto, che chiudono al secondo e al terzo posto dopo un campionato quantomeno complicato, specie per i biancoazzurri. Domani le semifinali con Rossoblù e Pineto, che in virtù dei migliori piazzamenti rispetto alle sfidanti Cinzia, Albalonga e Matese avranno a disposizione il fattore campo e, in caso di pareggio al 90esimo, anche la possibilità che, qualora persistesse l'X, dopo i 120 minuti arrivi comunque la qualificazione all'ultimo atto. Il Notaresco se la dovrà vedere in casa col Matese, che davvero all'ultimo respiro ha strappato la qualificazione piegando la resistenza del Rieti grazie al centro di Felice allo scadere. Quella campana è squadra ostica, ha giocatori come Galesio e Abreu davanti che possono far male, ad Usa che fa del dinamismo e della forza fisica una componente fondamentale, ha giocatori come Langellotti e Setola che compongono una corsa sia mancina di tutto rispetto. Quest'anno i biancoverdi non hanno mai vinto contro il Notaresco, una sconfitta al Savini per 3-1 griffata a Marchionni, Cancelli e Dos Santos e un pari a Piedimonte Matese con la rete provvidenziale di Gallo dopo il vantaggio firmato Galesio. Per il Pineto invece al Mariani Vavone c'è la Cinzia Albalonga. I biancazzurri di Marco Pomante hanno firmato dopo la ripresa post-Covid una rimonta pazzesca. La risalita è stata prepotente, il terzo posto non è arrivato per caso e adesso c'è il match di domani per dare forza ad un 2021 molto positivo. Sul fronte laziale occhio soprattutto al bomber Cardella, 16 gol e 5 assist, e al capitano Angelilli. La squadra di Roberto Chiappara ha grande individualità e ha dimostrato di poter battere chiunque. Dopo l'addio di Venturi e il cambio tecnico a metà stagione, il terzo posto alla 30ª giornata è stato il punto più alto prima di una mini flessione finale. I miei ragazzi ci credo tanto, normale, sono contento perché quest'anno ho fatto esordire 4-5 2003, e in passato era successo poche volte. Io sono subentrato che questa squadra aveva, tra virgolette, il problema del gol. Insieme al mio staff abbiamo narrato bene, il risultato è che in tutte le 21 partite questa squadra è andata sempre al gol. Siamo, penso, la seconda miglior difesa. È un motivo d'orgoglio. Io devo ringraziare anche il mio staff perché mi ha aiutato molto, perché senza di loro sinceramente non riuscivo a fare questa impresa. È stata quella partita, sinceramente, Jacopo, che ci ha dato la consapevolezza che era una squadra forte, perché affrontava una squadra veramente forte come noi, che puntava a vincere il campionato. È vero che il risultato non è stato positivo, però la prestazione è stata una delle migliori. Ma penso che non dobbiamo pensare a giocare la partita per vincere, non dobbiamo pensare al doppio risultato. Noi dobbiamo pensare a fare il nostro gioco come abbiamo fatto sempre e poi alla fine si vedrà cosa succede. Volley sconfitta al quinto set per le ragazze dell'Altino nella finale d'andata in casa del Volta Mantovana. Domenica il match di ritorno, il sestetto abruzzese punta ad un successo in 3 o 4 set per centrare una storica promozione in A2. Sergio Zappalorto. L'Altino esce battuto di misura da Volta Mantovana in gara 1 di finale. Dolce amaro KO. Dolce perché le rossoblu sono riuscite a recuperare due volte lo svantaggio. Amaro perché, proprio al conquistato tie break, il nettissimo doppio vantaggio di più 5, 7-2 e 11-6 sembrava garantire il successo in rimonta che le ragazze di D'Amico avrebbero meritato, senza nulla togliere, sia chiaro, alla forza delle virgiliane guidate dall'ottima Giroldi ex Teatina in regia e dal quartetto composto da Tosi Coppi, Ferrarini, Boninsegna. Impresa complessa, ma le nostre, trascinate da una strepitosa Zingoni ben affiancata dalla Spicocchi nonché dalla solita coppia Longobardi-Lestini, erano riuscite a realizzare il colpo corsaro dopo un quarto set in sofferenza vinto a 23. Poi la luce spenta all'improvviso con una progressiva risalita delle lombarde dal 6-11 al 12-11 con un parziale in negativo di 0-6 fino al cedimento di coda che verga il 3-2 delle mantovane. Domenica prossima il ritorno per il gran finale. La A2 attende l'occasione forse irripetibile. Le bimbe del Press Papa puntano al 3-0-3-1 per ottenere il passaporto e concludere una stagione in ogni caso fantastica. Il 3-2 porterebbe le formazioni al Golden Set, quello decisivo, uno solo, meglio non pensarci, ci sarebbe da restare stecchiti. E allora, tutte concentrate sulla partenza, vincere la prima frazione potrebbe dare la spinta giusta. Le potenzialità ci sono tutte per guardare le avversarie in modo definitivo dall'Altino verso il basso.
Questo era il nostro ultimo servizio, i contributi che avete visto sono già disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con la nostra informazione alle ore 19, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.